Vaschette usa e getta di plastica? Usa sì, ma getta? No, no! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video di riciclo un po' magico. Ho visto sul web un video in cui mostravano come riciclare in maniera davvero alternativa nelle vaschette di plastica per alimenti. E allora, prendendo spunto da quel video, che se ritrovo vi allego qui sotto nel box informazioni, ho avuto l'idea di creare qualcosa per San Valentino. Sì, San Valentino si sta avvicinando, molti ragazzi vorranno festeggiarlo, anche molti adulti, però io penso più ai giovani che ancora sono spennati e spellati dal regalo di Natale che hanno fatto alla fidanzatina, e già si affaccia il fatidico San Valentino. Si può arrivare a questo incontro non a mani vuote e con qualcosa di davvero prezioso, speciale, homemade ed ecologico perché riciclato. E quindi creiamo dei ciondoli bellissimi in plastica con le vaschette per alimenti. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per riciclare le nostre vaschette in maniera strabiliante. Allora, guardate, ci serviranno queste vaschettine qua. Ieri sera abbiamo preso il sushi e noi lo danno in queste vaschettine. Queste vaschettine non buttatele perché sono un elemento di riciclo molto molto valido. Ora vi faccio vedere cosa andremo a fare insieme. Innanzitutto accendete il forno a 160 gradi statico, non ventilato, e lasciatelo riscaldare. Quindi vi occorrerà una vaschettina di queste per alimenti, mi raccomando, è bella rigida. Il fatto che sia per alimenti eviterà il rilascio di gas nocivi durante la fase di cottura. Comunque i vapori non vanno respirati, non è che dovete aprire il forno e inalare tutto quello che esce. Areggiate sempre i locali quando fondete del materiale plastico e non inalate i vapori. Ovviamente della carta forno, una fustella, dei pennarelli permanenti. Sono dei pennarelli indelebili. Io ho qua quelli della Stabilo, con cui mi trovo molto molto bene, e uno della Staedtler, anche questo è molto buono. Parentesi, non me li ha inviati l'azienda, vi dico solamente due marchi molto affidabili e che ho trovato. Della Stabilo si trovano più facilmente quelli colorati, questo senza dubbio. Allora, cosa dirvi? Cosa dovete cercare? Pennarelli permanenti. Vedete, ce l'hanno scritto sopra, permanent. Sono facilissimi da trovare in tutte le cartolerie, io li ho presi ieri a Catania all'Artistica. Allora, a seconda di ciò che vorrete fare con il vostro oggettino, potrete decidere di trasformarlo in una calamita, e in questo caso vi servirà un magnete, in un ciondolino, e quindi vi servirebbe un anellino di catenella per fare il ciondolino, che io non ho, oppure quello per cui a me è venuta l'idea, un portachiavi, e quindi vi servirebbe o un moschettone o un anello o addirittura tutti e due per farlo un pochettino più articolato e più capiente, diciamo così. Poi, se non siete bravi a disegnare a mano libera, potete stampare le immagini che volete trasportare come disegno sul vostro ciondolo semplicemente con una fotocopia di quello che volete fare, oppure ve lo disegnate prima. Per esempio, nel mio caso, io adesso disegno un cuoricino. Per farlo perfetto, cosa ho intenzione di fare? Ne disegno metà, quindi piego il foglio e ricalco l'orma anche dall'altra parte, in modo che la forma del mio cuoricino risulti essere perfetta, uguale da entrambi i lati. A me interessa solo questo. Adesso prendo la vaschetta, io ne ho due, ne prendo un pezzo, la metto sulla mia orma, dopodiché con un pennarello indelebile ricalco la forma. Capite bene quindi che io potrei fare soggetti di qualunque tipo. Arrivati a questo punto, coloro ben bene tutto il mio ciondolo
punto, faccio asciugare un attimo e ritaglio la forma. Dobbiamo decidere, allora contorniamo ben bene tutta la figura e decidiamo dove praticare il buco per il nostro portachiavi. Io per esempio lo voglio fare qui, quindi voglio che il mio portachiavi rimanga appeso da un angolino del cuore. Ricoloro bene voilà e scrivo quello che voglio sia il mio messaggio. Qui andrò su un generico love, poi voi mettete il messaggio che più preferite. Distanziate abbastanza le lettere. Ok, siamo pronti? Prendiamo una vecchia leccarda da forno, una di quelle magari che non usiamo più, una vecchia teglia della mamma, e poggiamo sopra il nostro cuoricino. Adesso mettiamolo in forno già caldo a 160 gradi e rimaniamo davanti al forno perché in 40-50 secondi circa il nostro ciondolo, il nostro pezzo di plastica comincerà a restringersi e ispessirsi tantissimo fino appunto a diventare un ciondolo bello duro. A quel punto dovrete prendere un recipiente che abbia un fondo piatto e poggiarlo sul ciondolo e farlo raffreddare con un peso quindi sopra in modo che rimanga bello dritto. Ma adesso facciamo tutto assieme. Intanto apriamo per vedere com'è la situazione. Vedete, lui si accartoccia piano piano e si rimpicciolisce. Voi tenete il forno chiuso, eh? Io lo sto aprendo per farvelo vedere. Vedete? Ok, lui è pronto. Tiriamolo fuori dal forno, prendiamo il nostro bicchiere e poggiamolo sopra. E facciamolo raffreddare così, bello dritto. La! Ora ditemi se non è troppo divertente. Lo riporto sul piano da lavoro e lo schiaccio. Lo schiaccio fino a che non si raffredda completamente. Benissimo, a questo punto lui è bello che asciutto. Guardate qui quanto è diventato spesso, visto? È durissimo e spessissimo. Inserisco il mio ciondolino all'interno del cerchietto portachiavi. Voilà, che carino! È il vostro portachiavi fatto con amore e bello e pronto per essere regalato. Ora ditemi, non è una figata questo modo di fare i ciondolini in plastica duri duri? E allora, bene, divertitevi con a riciclare le vaschette, mi raccomando che siano per alimenti, non respiratene e i vapori, e se non trovate i colori permanenti potete anche dipingere successivamente alla cottura, quindi non prima della cottura ma dopo la cottura, i vostri ciondolini con dei semplicissimi smalti per le unghie, cioè voi mettete in forno l'oggettino, poi lo tirate fuori e lo dipingete con lo smalto per le unghie.
Alla fine decidete voi il soggetto da realizzare. Qui c'è il nostro cuoricino fatto passo passo insieme, qui c'è la scritta love che avete visto comporre. Ora è buio qui perché piove da paura, ma vi posso assicurare che dal vivo è vividissima come scritta. Ve l'avvicino, se la luce, eccola qua. E poi ci sono le iniziali, guardate come vengono minuziosi, lo metto in trasparenza con la mia mano, i disegnini. Ora ditemi, non sono fantastici questi ciondolini da appendere, che ne so, anche a un braccialetto, a una collanina? Sbizzarritevi, quest'anno regali di San Valentino, veramente low cost e totalmente homemade e di riciclo. Tutto riciclato, tutto fatto in casa, tutto a poco prezzo, tutto con amore. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Pensato che una vaschetta che conteneva del sushi da asporto potesse diventare un ciondolo per un bellissimo portachiavi? Con un portachiavi così non vi si potrà proprio dimenticare. Guardate, guardate che carino, così sembra di plexiglass, ecco, viene fuori un materiale tipo il plexiglass. Io mi sono innamorata delle letterine, mi tolgo così ve le faccio vedere in trasparenza, metti a fuoco, eccole qua, guardate che belli questi ciondolini. Uno più bello dell'altro e uno più defetto, metti a fuoco, e uno più defetto dell'altro. È facile creare la scritta o il disegno che più vi piace per la persona che più amate. E allora, con 0 euro e tanta buona volontà, create il regalo che più al vostro amato piacerà. Basta rime, se no mi linciate, e vi dico semplicemente che se questo video vi piace regalatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare anche nei miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una K, vi aspetto anche là. Bene, non mi rimane che salutarvi e dirvi: San Valentino è un giorno come gli altri, ma un bacio in più potete anche regalarlo senza essere tacciati di consumo. E con un regalo made sicuramente avvalorerete il senso di questa festa. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buon San Valentino a grandi e piccini, e noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Ciao!